Eccoci di nuovo ad Anzio, amici di Seili, terza giornata di regata, si aspetta un segnale per uscire. Intanto siamo qui a scoprire una delle rivelazioni di questa Plateau 25 Gold Cup 2022, l'equipaggio di Ritante, attualmente al terzo posto in classifica dopo sei prove disputate, e facciamo conoscenza. Allora, io sono Riccardo, sono palermitano e sono il drizzista. Io sono Zeno, vengo dal lago di Garda e sono il tailer. Sono Nanni e sono palermitano e sono il timoniere. Flavio, palermitano e sono il prodiere. Giulia, di Roma, e sono la randista. Allora, ecco, questo è l'equipaggio di Ritante, di Sfera Cavallo, Palermo. Gli abbiamo dato, abbiamo detto che erano lazzeristi, in realtà è un po' più complicato di questo, sono l'equipaggio Under 24. Ragazzi, avete fatto una prima giornata solida, riprendo la classifica, 3-4-5, è una seconda giornata, 2-2, è un 7 che andrà scartato. Vi abbiamo seguito sulla la prima prova, eravate in testa, poi il patatrac. Chi vuole raccontare questo avvenimento? Ti dico, sono cose che capitano, ancora non abbiamo ancora tanta esperienza, succede almeno una volta al giorno di sbagliare qualcosa in barca tra le manovre, e purtroppo è successo in quell'occasione, eravamo davanti, però comunque abbiamo un bilancio di giornata positivo, molto positivo. L'ultima prova abbiamo visto una partenza sbagliata, comunque avete recuperato prove. Ragazzi, visto che siete giovani under 24 e contrariamente a quello che ho detto non venite soltanto dal laser, questa esperienza d'altura, siccome da un anno più o meno di mini altura, di cabinato, di come la vogliamo chiamare, che cosa vi sta insegnando? Ma allora, secondo me, proprio sul plateau, quello che ci sta insegnando di più anche rispetto al laser è la tecnica, nel senso che è una barca molto tecnica con moltissime regolazioni, molte di più anche rispetto ad altre barche di mini altura, come per esempio il J70, sulla quale io ho regatato qualche anno fa, che rispetto al plateau, per l'appunto, ha molte meno regolazioni, è un giocattolo. Il solo fatto che abbia lo SPI, cosa che ormai, diciamo, nelle barche di altura è, diciamo, una cosa che si sta chiaramente perdendo, perché si va verso i Jennaker, che comunque sono più performanti, però lo SPI, il tangone, il paterazzo, una serie di regolazioni che in molte barche di mini altura e soprattutto in moltissime derive noi non abbiamo. Tante regolazioni in più e anche almeno tre personale in più. Chi è che va sul 29er e 49er? Io vengo dal 29er . E di sicuro avere altre tre persone in barca è completamente diverso per quanto riguarda la comunicazione. Dobbiamo comunicare molto di più, non si sta mai zitti. E poi, come diceva Riccardo, il fatto delle regolazioni comunque sul 29er sono poche, quindi arrivare su una barca come questa in cui è piena è molto, molto stimolante, si imparano tante cose nuove. Qualcosa da aggiungere? Sì, rispetto al 20, al 40 è sicuramente complicato mettere insieme 5 teste, sicuramente è molto importante riuscire a fare bene ognuno il proprio ruolo e riuscire a lavorare in maniera attiva e produttiva, però insomma piano piano ci stiamo riuscendo. Anche. E si vede sui risultati. Arriviamo al caso EUS 2, questo EUS 2 ricordiamo è il grande leader in classifica, hanno 5 primi e scartano un settimo. Li avete tenuti quanto? Perché prima dobbiamo dirci, abbiamo parlato un po', c'è un caso, sono più veloci di Bolina, di Poppa, te che ne pensi? Allora, caso EUS 2. Allora, diciamo che le prime due regate di ieri siamo riusciti a tenerceli abbastanza vicini e li abbiamo persi nella seconda bolina di entrambe le regate, altrimenti diciamo che riusciamo a stare abbastanza vicini. Purtroppo c'è stato un problema della terza, però insomma. Dall'acqua è un po' quello che ci è sembrato, te hai un parere diverso, diciamo, dici che la poppa sono più... No, diciamo che alla lunga li perdiamo. Cioè possiamo partire meglio, possiamo tenerli dietro la prima bolina, ma alla fine ci riprendono. Sono ovviamente molto più espertino, in barca da 20 anni,
Sì. E stiamo cercando di imparare da loro, seguendoli piano piano, prendiamo qualche piccolo accorgimento per migliorare. Benissimo ragazzi, questa è proprio la parola fine, spero che avremo... Ah, volevi dire qualcosa? Vogliamo ringraziare il Circo Velico Sferracavallo che ci sta dando la possibilità di fare questa regata, ci dà la possibilità di continuare ad andare in barca nel migliore dei modi e speriamo che continuerà in questo modo, speriamo che sarà contento dei risultati che faremo nei prossimi giorni anche.